alcuni testi a cui si rifanno i socialisti unitari riuniti a congresso al Politeama di Firenze. I senatori Luisetti, Romita al banco della presidenza, Carmagnola e Spinelli, l'onorevole Mondolfo, Ignazio Silone sono tra i protagonisti con Faravelli che sta ora parlando. Numerosi i giornalisti e i delegati stranieri a questo congresso che suscita largo interesse per le sue tesi politiche e ideologiche. L'onorevole Vigorelli legge la dichiarazione di principi, metodo democratico, massima apertura anche ai non marxisti. Intervento del delegato svizzero e di quello svedese. Contro le scissioni determinate solo dalla tattica, il francese Verdier. Il laburista Hele polemizza sull'assenza di Saragat. La nuova bandiera consacra il nascere del Partito Socialista Unificato che conta circa 150.000 iscritti.